a seguito della decisione del Consiglio di Stato del prossimo 25 agosto e in attesa della definitiva decisione del TAR in ottobre, il Consiglio Comunale potrà provvedere alla convalida del consigliere che verrà considerato eletto. Però al di là dei ricorsi amministrativi e delle lettere dei legali, ritengo di dover sottolineare che il percorso giudiziario è una cosa, la politica e l'amministrazione della città sono altre. Ritengo fermamente e porterò fino in fondo, fino a quando mi sarà consentito, la convinzione che la città prima di tutto deve essere amministrata. Fin tanto che la giustizia non pronuncerà definitivamente sulla questione, tutti gli organi comunali, sindaco, giunta e consiglio devono poter svolgere il proprio ruolo. Ricordo che il sindaco, non c'è dubbio che sia stato eletto e quindi ha la prerogativa della nomina del sindaco, della giunta. Ricordo che il Consiglio Comunale ha una maggioranza numerica del partito del candidato sindaco Taparo, che quindi può operare tranquillamente, può prendere tutte le decisioni, può modificare tutti gli atti perché ne ha il potere e ne ha i numeri per poterlo fare, dal bilancio al CUA a qualsiasi altra questione che è di competenza, quasi tutte le attività di esclusiva competenza del Consiglio Comunale. L'insediamento di un nuovo Consiglio Comunale era a questo punto, perché non è ancora insediato, un momento di responsabilità e di alto valore istituzionale. Credo che Porto Guaro abbia la possibilità e la capacità di gestire la straordinarietà della situazione, perché siamo di fronte a una straordinarietà. Porto Guaro, a causa di interpretazioni legislative, non deve rischiare di perdere la propria immagine, le proprie prerogative, il proprio ruolo, conquistando in anni di buona amministrazione. Oggi era il momento in cui tutti noi eravamo chiamati a essere responsabili della comunità e del futuro di Porto Guaro e contribuire, secondo il proprio ruolo, alla crescita e al governo della città per evitare il passare. Questo era anche un momento di reciproco riconoscimento e rispetto. Rispetto per il sindaco, rispetto per tutti i consiglieri eletti che compongono il Consiglio Comunale, così come oggi si prevede, riconoscendo la maggioranza di merito al Consiglio, riconoscendo il sindaco quale eletto dai cittadini. Questa è un'attenzione di fiducia dei cittadini che io intendo non deludere. Chi la vuole deludere se ne assume la responsabilità. Come sindaco ho comunicato in più occasioni che non intendo dimettermi, in quanto eletto dai cittadini la cui fiducia non intendo tradire, con un voto significativo e importante che nel passato poche volte si era verificato. Così come intendo pienamente rispettare e tenere conto della composizione del Consiglio Comunale, in cui la maggioranza è sicuramente centrodestra. Ho intenzione quindi, nell'interesse della città, di uniformare la mia azione amministrativa alla situazione che devo affrontare, che non è quella normale, non è quella che abbiamo vissuto nel passato. Ritengo doveroso avere con il Consiglio Comunale un confronto gestionale e di collaborazione continua, il massimo del coinvolgimento possibile sui programmi e attività, sulla comune individuazione di priorità e urgenze. Questo metodo, doveroso e rispettoso delle rispettive funzioni, potrà anche essere codificato, il tutto nella chiarezza e assoluta non confusione dei ruoli che ognuno di noi oggi è chiamato ad assumere, e tutto in attesa che il percorso del Tribunale faccia il suo iter. Il programma con il quale insieme alla mia coalizione mi sono presentato alle elezioni affronta molte problematiche e questioni sulle quali c'è una forte condivisione sia da parte della cittadinanza sia da parte di soggetti quali associazioni di categoria e simili. Molti sono i progetti compatibili con gli altri programmi elettorali, basta leggerli, ci sono anche in internet e sono stati divulgati.
perché hai fatto la tua giunta e basta. Mentre su alcune scelte strategiche sono convinto che un approfondimento potrebbe portare anche a comuni condizioni. Mi auguro che le travettate divisioni della coalizione di centrodestra, che ancora in parte aleggiano e che hanno approvato le diverse ordinanze sospensive, possono essere considerate superate. Credo infatti che l'arrivo di un commissario prefettizio rappresenti per la città un problema serio con conseguenze gravi. Così come credo che la possibile richiesta di un commissario ad acta, appresa dalla stampa di oggi, che probabilmente porterebbe a sostituire le funzioni del solo consiglio comunale, rappresenti una situazione poco credibile. Mi riferisco alla lettera che ho preso dalla stampa del consigliere Sebastiani, che ha chiesto al ministro dell'interno il commissariamento, ovviamente del consiglio, perché non è in funzione del sindaco, e credo che questo sarebbe fatto grave. In realtà, ovviamente consigliere regionale Sebastiani, chiedo scusa, in realtà la politica e le istituzioni devono arrivare, ed in parte sono già arrivate, ad un reciproco rispetto e riconoscimento. Il riconoscimento che il primo turno elettorale le liste del centrodestra, seppur un numero esiguo di voti, hanno superato il 50% dei voti stessi. Riconoscimento che i cittadini hanno scelto e il turno di ballottaggio in termini di entrambi questi organismi hanno responsabilità e funzioni precise che nessuno, ripeto, nessuno a mio avviso può esimersi da svolgere. Su questi temi le delegazioni delle due coalizioni hanno avviato un confronto che auspico possa proseguire su due basi essenziali: l'opportunità di equilibrare le rispettive prerogative nel rispetto delle funzioni e del mandato degli elettori. La necessità che qualsiasi accordo istituzionale deve partire da un'agenda condivisa delle attività amministrative prioritarie che sono da espletare le diverse nell'interesse della città. Alcune attività amministrative sono particolarmente urgenti, tra queste ne cito alcune: l'attività di avvio alla difesa di alcune realtà scolastiche in previsione del prossimo anno scolastico, il completamento del teatro, l'appalto della autostrada, le opere pubbliche in corso e da programma, i servizi alla persona che in questa situazione di crisi stanno pagando prezzi troppo elevati.